ancora un amico dell'autore Mimmo Ianiello, Gino, per gli amici, Bozzolo. Che ci dice a proposito della, che Mimmo amicizia? È stato un grande amico e ha avuto importanza nel nostro comune, sia come sportivo che sia come giornalista, ai tempi che scriveva articoli, e ha mandato avanti molti giovani nello sport. Complimenti, altri 100 anni. Grazie. Buongiorno per il canale YouTube e la rubrica La Parola di Radio Antenna Verde. Abbiamo davanti il registratore, la figura, una persona conosciuta nel territorio minturnese, l'avvocato Cosmo Pontecorvo, il quale ci presenterà brevemente la figura di Domenico Ianiello, autore del libro che tra poco verrà presentato. Che ci dice? Mimmo Ianiello è uno dei protagonisti della storia di Scaglia e di Minturno di questi ultimi 70 anni. A lui si deve la realizzazione del palazzetto dello sport, tutta la serie di tornei internazionali organizzati presso l'arena sportiva, di avere coltivato insieme con Massimo praticamente Mangini e con Franco Calcone le prime esperienze della pallacanestro. È stato vice sindaco, è un uomo che ha costituito il golfo insieme con Claudio Riccardi, che l'ha sopportato economicamente. Mimmo Ianiello praticamente ha tante benemerenze e a lui tocca l'onore di aver scritto la storia con le immagini dei sindaci da Filippo Fondi fino ad oggi. Pochi hanno fatto quello. Tutti i sindaci del comune. Mimmo Ianiello è stato anche vice sindaco e avrebbero, se fossero stati in condizioni di poter continuare, completato l'iter del restauro delle Sieci, cosa che poi è stata praticamente disattesa con la revoca dei provvedimenti. Pochi hanno fatto a Minturno quello che ha fatto Mimmo Ianiello da oriundo, perché è uno dei cittadini di San Cosimo e Damiano che si sono fatto loro. Il suo cugino Rodolfo Iondo che è venuto da quel luogo e è diventato procuratore generale delle opere pubbliche di Trieste. Un uomo di una statura fisica eccezionale come quella di Mimmo, un uomo veramente grande tra i grandi della nostra terra, insieme con Mimmo. Grazie tante.